Ciao a tutti amici di Miss Fabiavale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, non so se c'è troppa luce, commentatemi sotto, cioè se qualcosa non vi piace nel video basta dirmelo, ditemelo, io lo aggiusterò. Allora, se vi interessa anche, non so, avere qualche... mandarmi la richiesta di amicizia su Facebook, Ask, non so, il link qui sotto giù nell'info box, mi raccomando. Ora iniziamo a parlare del video. Questo video si chiama La prima cazzata che ti viene in mente, cioè sapete quando, non so, vi viene scoperto che avete detto una scusa, una bugia, una cosa, e voi inventate una cosa, tipo... Ah, Gianluca, vieni un attimo qui. Sì. Dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare un attimino. A quattro occhi. Che c'è? Devi dirmi qualcosa di importante, cioè, cosa ho fatto? Ho i capelli... Ieri mi hai detto che andavi a giocare al calcetto, mentre io ti ho visto che uscivi dal negozio di poker. Ora spiegami tu com'è possibile questo. C'è una spiegazione molto più che logica a quello che mi stai dicendo. È che ieri sono stato rapito dagli alieni. Ah, quindi tu mi stai dicendo che gli alieni ti avrebbero rapito e portato a un negozio di poker, ma mi sembra giusto, no? Spiegami come sia possibile. Ma quando mai? Cioè, insomma, adesso gli alieni rapiscono come se fossero iPhone che cadono per terra. Per piacere, dai, ma per piacere, Che iPhone che cadono per terra? Ma che cosa vuol dire? Gli alieni e gli iPhone sono totalmente un'altra cosa. Un iPhone che cade per terra è un iPhone che cade per terra. Un alieno è un alieno. Ma sì, gli iPhone che cadono per terra, cosa da tutti i giorni? Cioè, sì, un iPhone costerà quanto costerà, ma comunque cade per terra, come tutte le altre cose, cioè, insomma... Ma sto aspettando che il tuo discorso arrivi a una conclusione logica, che mi spieghi come mai tu ieri eri in quel negozio di poker! Ora mi dici la verità. Te l'ho detto, mi hanno rapito gli alieni, mi hanno rapito e portato al negozio di poker. Io stavo andando a giocare, ma poi mi hanno rapito. È successo così. No, allora Gianluca, spiegami, secondo te io dovrei credere che gli alieni ti hanno rapito e portato al negozio di poker, vero? No, spiegami, come posso crederti? Spiegami. Oh, ma quanto sei arretrata, cioè, siamo nel 2028, gli alieni rapiscono come se fossero bicchieri d'acqua, insomma, dai, per piacere. Gianluca, io lo sapevo che tu non eri intelligente, ma non fino a questo punto. Noi siamo nel 2014, e da poco, 2014. Ah sì, siamo nel 2014. Ecco la seconda cazzata che vi potrebbe venire in mente. Papà, senti, volevo chiederti, cioè, tu dovresti comprarmi un nuovo telefono, sì. Ecco, perché dovrei? Te ne ho comprato uno 2 mesi fa, Due? E mi sembrava nuovo quello, oppure non era abbastanza? Che cosa è successo a quell'altro? Beh, quell'altro telefono si è, come dire, rotto, sì, così, non funziona più, non si accende, non, così, d'improvviso, Si è rotto. E come ha fatto a rompersi? Curiosità, spiegami. Perché ci sarà un motivo. Beh, un motivo, papà, i telefoni si rompono, cioè, capita, può capitare, non può capitare, non è capitato, insomma, sì. Si è rotto, vai. Beh, allora spiegami, se non l'hai rotto tu, perché ovviamente no, io non ti accuserei mai, come ha fatto questo telefono a rompersi così, per caso? Sai, papà, questa sì che è una bella domanda. Non capisco perché non lo mettono nei concorsi a Monte, nei quiz a Montepremi, cioè, come fanno a rompersi i telefoni? Forse perché è una domanda stupida. Ma forse. Tu che dici? Giusto. Vado. Papà! Ma quindi me lo compri il telefono, cioè? Tre. Allora, vediamo un po' chi interrogare oggi, Rinaldelli, interrogato. Venga, venga pure qui. Affianco a me. Oh, questo giusto, cioè, io sto bene qua, cioè, mi fa male il piede, boh, libro qua, cioè, tutto concentrato. Meglio qua, meglio che sto qua, professoressa, non ti preoccupare.
Va bene, Rinaldelli? Rimani lì. L'importante è che tu abbia studiato. Dimmi la lezione del giorno. Gli antichi romani. Coraggio. No, ma io ve la dico perché io ho studiato, cioè, al contrario di questi qua, cioè, tutti sciocci, no? Io ho studiato. Allora, per iniziare, gli antichi romani sono tutti morti. Rinaldelli, che siano morti nessuno lo mette in dubbio, insomma, cioè, stiamo parlando di avanti Cristo, dietro Cristo, cioè, intorno a Cristo, cioè... Professore, sto vedendo che lei ha studiato effettivamente più di me, lo ammetto. E chi non me la dice lei come è andata a finire questa storia dei romani qua? Cioè, sono... Rinaldelli, io ho studiato perché sono una professoressa, ho la laurea, cioè, insomma, ho studiato. Prima non c'era Berlusconi, non era tutto così facile, ma io ho studiato. Va bene, allora, gli antichi romani sono morti parecchio tempo fa, no? I primi romani hanno fatto un grande centro commerciale, con tutte le porte aperte, cioè rotondo, sto centro e tutte le porte aperte. Questo centro commerciale con le finestre aperte si chiama Colosseo ed era un'arena di guerra, dove si uccidevano le persone, tra di loro, no. Ecco, infatti ho saputo che facevano pure questi spettacolini al centro commerciale, però, cioè, non so, pure prima li facevano, ma... li fanno belli prima, boh. Rinaldelli, insomma, mi dica perché lei non ha studiato. Tanto l'ho capito. Sono una persona sveglia. Vabbè, professore, ve lo devo dire. Io non ho studiato perché non sono riuscito ad aprire il libro. Non ce l'ho fatta proprio. No. E per quale motivo lei non è riuscita ad aprire questo libro? Professore, mi faceva male il braccio. Come dovevo fare ad aprire questo libro? Il braccio qua, pure. Ma sta bene, ma ierino stava proprio male, no? E l'altro braccio, Rinaldelli? Questo qui? Non gli piace? No, l'altro braccio? Non ci ha pensato. L'altro braccio? Ma capisco perché dicono il braccio destro, tu sei il mio braccio destro, perché aiuta quello sinistro. Tu sei sinistro, ma questo è demo. Allora, il video è finito, spero vi sia piaciuto, come sempre vi ricordo di mettere mi piace, commentare, fatemi sapere se vi è piaciuto o no, e poi voglio ricordarvi anche che tutti i link dei miei social network, Ask, Instagram, Facebook, Tumblr, tutti li trovate sotto, giù nell'info box e anche la sigla, il link. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Miss Fabio Vale, ciao!